Amici, in questo video voglio spiegarvi molto brevemente perché sono contro lo ius soli. Inizio con questi tre motivi. Magari in un altro video no, ne porterò altri. Prima, l'Italia è il primo paese in Europa per il numero di cittadinanze rilasciate. I dati Eurostat parlano di 178.000 cittadinanze nel solo 2015, davanti all'Inghilterra con 118.000 e la Spagna con 114.000. La sinistra quindi non è realista perché vuole una legge per soli fini politici, senza guardare i dati reali. E vi dico che senza i dati la politica è fondata su nulla. Secondo, l'attuale legge 91/92 è giusta, anche se in fondo lo considero troppo permissiva, che consente la libera scelta della cittadinanza ai maggiorenni figli di stranieri in Italia e concede ai figli la possibilità di acquisire automaticamente la cittadinanza quando i genitori diventano italiani. Il primo posto in cui si respira l'integrazione, credetemi, è la famiglia. La volontà di osservare le leggi e condividere i valori del paese ospitante si trasmette di padre in figlio. Il mio percorso personale, fatto di diritti e di doveri, mi ha portato a comprendere i valori della cittadinanza. E questo valore l'ho trasmesso ai miei figli. Lo ius soli regala la cittadinanza ai figli senza valorizzare l'integrazione della famiglia. Terzo, l'integrazione è un percorso individuale e umano, fondato sulle relazioni che l'immigrato si costruisce, sulla sua volontà personale di integrarsi e su un posto di lavoro che consente quella stabilità necessaria alla realizzazione della propria persona. È stupido pensare di risolvere i problemi di integrazione con una legge. La soluzione vera è quella di controllare i flussi migratori affinché chi raggiunga il nostro paese abbia già un contratto di lavoro. E questo è ciò che dice la Bossi-Fini. Senza contrastare la clandestinità, e il fenomeno dei migranti economici, continueremo a importare persone che pretenderanno sempre diritti senza alcun senso del dovere. Un'immigrazione sana e controllata, anche numericamente, previene i problemi sociali che oggi colpiscono questo paese e consente all'immigrato un confronto vero con i cittadini del paese ospitante, senza rischio di ghettizzazione. Quindi, convintamente, sia dal punto di vista politico che religioso, dico no agli ius soli come viene proposta da PD. Grazie amici, alla prossima.